Ed eccoci con il segretario provinciale del PD, Enzo Bruno. Successo incredibile, eclatante, quello del Partito Democratico in tutta Italia, è il 35,79% dei consensi anche in Calabria. Non ve l'aspettavate? No, noi pensavamo di avere un buon risultato superando il 30%. Questa, diciamo, performance è una cosa inaspettata. Frutto però di un lavoro che c'è stato, 80 giorni di governo del segretario nazionale del PD, perché questo è il dato più importante, e hanno dato i suoi frutti. Gli italiani hanno capito che finalmente bisogna puntare su una proposta politica che dia speranza. E questo, diciamo, su questo ha puntato Matteo Renzi. Matteo Renzi, anche nelle dinamiche di una campagna elettorale molto, diciamo, violenta nei toni, si è sforzato a rimanere calmo anche davanti alle offese personali, e lui ha mantenuto questa, diciamo, freddezza, sostenendo che la battaglia era tra la rabbia e la speranza, e i cittadini italiani hanno capito che in Renzi bisogna avere fiducia e nel PD bisogna avere speranza, perché in questi 80 giorni sono state poste le basi per un cambiamento reale del nostro Paese, a partire dalla riforma dello Stato. Finalmente si comincia a parlare di riforma della politica, di assottigliamento della politica. La proposta di ridurre, diciamo, le spese della politica togliendo il Senato è un fatto vero. L'abolizione delle province è un fatto vero che si tocca con mano. Gli 80 euro non come regalia, ma come ridistribuzione delle risorse, è un fatto reale che i cittadini toccano nella busta paga. Senta, lei parlava di offese, è ovviamente chiaro il riferimento a Grillo. Non v'è dubbio che Grillo ha fatto una campagna elettorale sparata proprio sulle dinamiche della rissa. E questo, un po' oltre alla speranza che ha suscitato Renzi, c'è stata anche una dinamica che i cittadini italiani hanno avuto paura di questo comico che in qualche modo agitava le piazze. Siccome il nostro Paese ha già avuto nel passato dinamiche di tristi esperienze, di drammatiche esperienze, ebbene lì c'è stata una reazione. I cittadini italiani hanno detto no a Grillo con le sue intemperanze, sì a Renzi col suo ragionamento di speranza, il suo ragionamento di dare finalmente ai giovani, agli anziani, una speranza per questo Paese, perché siamo veramente all'ultima spiaggia. Il successo del PD o il successo di Renzi? È il successo di Renzi e un PD che si è adeguato. Anche in Calabria il risultato è stato all'altezza della sfida che Renzi ha lanciato, perché la sfida di Renzi, se non c'è un partito organizzato, è destinato a fallire. L'ha capito Renzi stesso, che c'è bisogno di una grande struttura organizzata di partito, e noi in Calabria, dopo 4 anni di commissariamento, siamo riusciti a fare un miracolo. In soli 4 mesi siamo riusciti a mettere in campo una forza organizzata nei territori, dando di nuovo fiducia ed entusiasmo alle migliaia di cittadini militanti che organizzano giorno per giorno questo Paese.